Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi andiamo, o meglio torniamo nella rubrica I vostri coltelli con un video molto molto interessante mandatomi da un carabiniere forestale che ci fa vedere il suo equipaggiamento in servizio, cosa ha scelto per il servizio e per il suo tempo libero. Poi potete massacrarlo di domande nei commenti ragazzi. Ragazzi, andiamo a salutare. Parlo poco perché il video è molto lungo, ma molto interessante, seguitelo tutto. Ragazzi, salutiamo Valerio di 5 anni e il papà Simone 81. Ragazzi, Simone 81, non ho mai detto di dove siete. Simone 81 è il nick di YouTube. Quindi salutiamo tuo figlio Valerio di 5 anni. Ciao Valerio. Poi salutiamo Francesco e Giovanni di 12 e 8 anni e il papà Paolo da Pisa. Ciao ragazzi, abbraccione a tutte e tre. Sara di 6 anni e papà Federico da Portofino, abbraccione a tutte e due. E poi attenzione, qua mi sa che mi state perculando, Claudia di 14 anni, siamo un po' al limite, e Giovanni da Pescara, Giovanni che non dice di essere il papà, ok? Quindi secondo me qui c'è la tresca, ragazzi, ma le prime tresche adolescenziali, quindi vabbè. Te la saluto lo stesso, Claudia di 14 anni, un abbraccione sia a Claudia che a Giovanni, ciao ragazzi. Ragazzi, andiamo a sentire questo video interessantissimo di cosa si porta in servizio e nel tempo libero un carabiniere forestale. Via! Ciao a tutti, grazie Floriano per questo spazio. Mi presento per cominciare. Io sono un carabiniere forestale e come militare, per apparire qualificandomi su un media pubblico per di più globale come YouTube, mi dovrei far autorizzare e quindi preferisco rimanere anonimo, e per questo motivo non mostrerò la mia faccia, tanto non vi perdete niente, non dirò il mio nome, non darò informazioni specifiche sul mio passato e sul mio presente. Da parecchi anni lavoro in alta montagna e svolgo compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di tutela e monitoraggio ambientale. E questo servizio, per mia fortuna, mi porta quindi anche a fare tanto tanto escursionismo con zaino e scarponi per monitorare le zone selvagge e isolate. E per questo motivo nel tempo ho sviluppato un equipaggiamento mirato al mio comfort, ma anche alla mia sicurezza e all'eventuale assistenza a escursionisti in difficoltà, e quindi oggi sono qui a presentarvelo, magari per dare qualche spunto a chi si sta approcciando all'outdoor. Premetto che non ho origini montanare e quindi l'assortimento di attrezzature che vi presento sono il risultato di anni di errori, lacune, confronti con altri e, per quanto riguarda i coltelli, anche di un intenso anno di visione dei video di Floriano. Visto che siamo tra appassionati di lame, comunque io inizio presentandovi i miei coltelli del cuore. Il primo coltello del cuore non può che essere uno svizzero. Non è quello che avevo da bambino, è l'ultimo di una lunga serie, tra scambi con amici di un'estate, smarrimenti, rotture. Questo è quello che ormai tengo a casa, nel comodino, all'interno della sua bella custodia di marca. Per ogni evenienza urgente. Comunque di sicuro possiamo dire che lo svizzero per tanti anni è stato il coltello. Il secondo coltello del cuore è questa piccola roncola pieghevole. I materiali a annata sono sconosciuti, riporta come si vede solo la scritta Maniago che ne attesta la provenienza. Credo che sia degli anni 40 o 50. So che era di mio nonno e la ricordo fin da bambino nelle mani di mio padre, che me l'ha passata quando ero ragazzo. Da 30 anni, oltre alla finalità affettiva del possederla, la uso sempre e solo per incidere le castagne prima di arrostirle, e questo ormai è il nostro rapporto. La prima lama che mi sono comprato da solo, e forse non avrebbero dovuto vendermela, ero un adolescente, è questo Martini, coltello lapone di misura 250, manico in betulla, lama incisa. Il fodero è riccamente decorato. Cosa dire di questo coltello? Questo coltello ormai ha 30 anni, riporta
tutti i segni e le ferite di essere stato il mio primo coltello fisso. Infatti ha ancora i segni della stupidità adolescenziale del prenderlo a martellate invece che percuoterlo con un mazzolo di legno e anche i segni dei primi tentativi di affilatura con le prime pietre che hanno abbastanza rovinato e rigato la molatura scandi. Oltre anche a piccole modifiche sul fodero al quale avevo tagliato il tipico fiocco alla lappone perché non mi sembrava abbastanza da duri, ma avevo anche elaborato la fascetta attraverso la quale lo si portava appeso alla cintura, creando brutalmente questo secondo buco e trasformandola in un passante vero e proprio, in modo che in cintura il porto è diventato molto più fermo e aderente al fianco. In cintura al fianco l'ho portato in escursione per molti anni, poi è passato nello zaino come coltello di emergenza e poi l'ho messo in pensione per evitare di rovinarlo ancora di più. Comunque gli sono molto affezionato e non me lo perdonerei, già gliene ho fatte passare abbastanza. Quindi oggi lo tengo per ricordo, sempre a rasoio ovviamente, ma gli ho fatto il micro bavel con le bacchette Lansky e quindi non è neanche più uno scandi a zero, questo per i puristi. Breve parentesi su questo coltello, che è il primo e unico coltello che mi ha regalato mia moglie, è un sardo in versione quasi rasolino, fatto veramente male, che un giorno elaborerò in qualche modo per renderlo utilizzabile, al momento lo tengo per affetto, taglia da Dio, però è proprio fatto alla povera, credo l'abbia preso una fiera. L'ultimo coltello del cuore, nel presentarlo lo uso come collegamento e passaggio di argomento verso la presentazione dell'equipaggiamento di servizio, in quanto me lo sono regalato per festeggiare l'ingresso in forestale tanti anni fa, per portarlo al cinturone durante le pattuglie. Si tratta di un coltello tradizionale, è un gobo abruzzese realizzato dai fratelli Consigli di Scarperia in 440, al manico in ulivo, forse è un po' rivisitato considerando il jimping, e anche lui porta i segni delle mie difficoltà di affilatura con le pietre, anche perché è un convex a bisello, no, mi sono sbagliato, scusatemi, è un concavo a livello a bisello molto alto e l'ho rigato parecchio cercando di fargli il filo nel tempo. Oltre che nelle pattuglie quotidiane lo portavo anche nello zaino, in tasca, in un tascone dello zaino, quando facevo servizi in quota, e lo usavo per mangiare al sacco, come si dice, o più che altro come dice Floriano, per il salamino o per la mela. Dopo un po' ho messo in pensione anche lui, per cautela e anche perché desideravo, diciamo, un pochino più di lama, e infatti sono passato nel tempo a un Opinel del 10. Passando quindi, come dicevo, all'equipaggiamento di servizio, tanto ripongo il gobbo. Quando nel servizio quotidiano non ho altro con me che non quello che porto a cinturone e può capitare tanto uno spuntino quanto un'emergenza, dopo anni di gobbo ed Opinel e dopo tutte le recensioni di Floriano sui folder, ho scelto il Costil Voyager in versione large. Una scelta recente, come potete vedere è già in House 10, mi sembra un ottimo coltello che si adatta perfettamente alla mia mano, che è molto grande, non grossa da marmista ma lunga perché sono molto molto alto, lo trovo piacevolmente leggero per le sue dimensioni e grazie alla solidità del blocco Trail Lock so anche di poterlo maltrattare se ne avessi necessità.
Ho preso il drop point perché amo molto questo profilo, al contrario della clip che onestamente esteticamente non ho mai apprezzato, infatti non ho coltelli clip point. Se devo trovargli un difetto, l'avrei preferito a specchio piuttosto che stonewashed, ma è giusto una questione di estetica. Come avrete notato, l'ho dotato anche di un laccetto, sia per l'estrazione dal fodero del cinturone, sia per infilarci il mignolo e avere la completa sicurezza, soprattutto anticaduta, nel brandeggio durante l'utilizzo. Un altro EDC che sta sempre nel cinturone è la torcia. Mi raccomando, non andate mai in montagna senza una torcia frontale o vera e propria, perché se rimanete bloccati o semplicemente fate tardi, dovete potervi illuminare il percorso, se no vi fate male. Questa, nello specifico, è un'ottima, ottima LED Lancer, piccola, leggera, con prestazioni di lumens e di durata incredibili, acquistabile al modico prezzo di un rene. Però io ci vivo insieme, ho preferito spendere un po' di più. Quando invece vado in escursione con lo zaino, tanto in servizio che per svago personale, per prima cosa porto questo lollipop della Black Fox, che è un altro acquisto che ho fatto grazie alle recensioni di Floriano. Per questioni sempre di mano grande, l'ho dotato di questo Scooby di Paracord. È un Paracord 9 fili, più grande del normale, che tiene parecchi quintali e avendo un diametro maggiore del 7 fili, mi ha permesso di realizzare uno Scooby molto grosso che impugno molto bene. È emergenza immediata, per cui con gli Ulti Clip lo porto direttamente sullo spallaccio sinistro dello zaino, all'altezza del cuore, e lo estraggo direttamente con la mano destra, trovandomi pronto all'uso. Proprio per questa finalità di emergenza ho optato per questo disegno di lama, che è perfetta per tagliare il cordame o le bandelle di nylon. Se magari c'è da soccorrere un animale impigliato in una rete o una persona, che potrei anche essere io, che ruzzola giù per un versante e rimane mezzo intrappolato dal suo stesso zaino. Dopo anni di gobbo e di Opi nel 10, non solo è cambiato l'EDC, è cambiato anche l'equipaggiamento per i pasti che porto nello zaino, e sono passato a questi due laghiol che porto in una tasca secondaria all'interno di questa pratica bustina di feltro molto spesso, che è eccezionalmente valida per far sì che non si righino. Ovviamente uno più moderno, l'altro estremamente tradizionale. Nell'utilizzo si equivalgono e sono assolutamente votati al taglio puro, per cui appunto li uso esclusivamente per mangiare. Uno dei tasconi laterali dello zaino lo uso abitualmente come reparto emergenze, quando togli lo zaino lo appoggi a terra. E al suo interno, per prima cosa, tengo questo ottimo seghetto della Opinel, che consiglio a tutti. Ha una lama a bifilare che sul legno è eccezionale. Ha l'ingombro e il peso di un Opinel del 12. Ci ho tagliato alberi caduti sul sentiero che avevano un diametro anche doppio della sua lama. Basta un po' di tecnica. E taglia veramente da Dio. Per il bushcraft probabilmente è piccolo, però come dotazione di sicurezza, secondo me, è una cosa da avere a tutti i costi. Insieme al seghetto, ovviamente, mi porto anche un fisso. E dopo il pensionamento del Martini, visto che si tratta di un coltellaccio da emergenza da usare assolutamente senza riguardi, ho preso a poco prezzo questo orribile Virginia da combattimento in un acciaio 420, che è la mia unica lama nera, perché io amo l'acciaio a specchio.
Recentemente gli ho rifatto la manicatura con lo stesso paracord da 9 mm dell'Olipop e ho raggiunto un diametro molto migliore del precedente e adesso in mano sta veramente bene. Ci ho integrato direttamente il laccetto per presa salda e sicura durante il brandeggio e in puro stile parchetto, guarda Floriano. Che bei nodi che ho fatto. Ovviamente parliamo di un tattico militare con doppia guardia, quindi non sto neanche a parlare della lavorazione del legno, ma anche perché io lo porto per emergenze gravi o eventuali pernottamenti in bosco imprevisti. Gli dedico giusto ancora un attimo per mostrarvi il suo ridicolo fodero, una semplicissima tasca di nylon. Che dire, io non lo porterei comunque alla cintura, ma qui se ci cadi sopra è sicuro che o ti taglia o ti infilza, e quindi nello zaino, sempre e comunque. Man mano che sviluppo un po' di scimmia da coltelli per colpa del canale del parchetto, potrei anche concedermi un giorno un Folkniven S1X in acciaio COS, ma sarà uno sfizio, non una necessità, e al momento le priorità sono altre, specie dal punto di vista economico. Sul fondo del tascone delle emergenze troviamo una fine di dotazione che consiste nell'imprescindibile fischietto a cui io porto attaccato questo praticissimo cacciavite da occhiali, perché anche se faccio i servizi all'aperto con le lenti a contatto, potrebbe sempre servire per gli occhiali di scorta, per gli occhiali da sole, per gli occhiali antiriverbero nei servizi invernali sulla neve o anche per gli occhiali di qualcun altro. Oltre a questo, porto un Firestick, orribile, inutile, più per abitudine. Anche perché da fumatore ho sempre in giro accendini di riserva e anche qualche matassina di paracord. Questa è una legatura a sgancio rapidissimo che ho trovato su un tutorial di YouTube e ne porto sempre 3 o 4, dipende. Tanto ho anche sempre la manicatura del coltello nero che tra manicatura e laccio, se la svolgo, sono almeno 3 metri di paracord. Per concludere le dotazioni di emergenza, dentro lo zaino in fondo, insieme agli abiti puliti praticamente, in un semplice saccoccio che è una cinesata da 1 euro, porto quello che in realtà è il reparto medicazioni. Qui abbiamo in un contenitore separato una busta impermeabile nella quale porto la termocoperta e una piccola scorta di garze, cerotti, anche salviette imbevute di alcol. In confezione singola e sterile, oltre ovviamente all'immancabile nastro isolante Floriano Style, un'eventuale riparazione dei piedi, un'eventuale igiene orale, l'imodium perché non si sa mai, e una pomata cortisonica per punture di insetti più grandi e più dolorose di quelle delle zanzare. Anche questa secondo me è una cosa da organizzarsi e tenere sempre nello zaino. Una pochette del genere si può fare con vari tipi di prodotto. Quelle tattiche che ho visto nel video di Floriano sono veramente belle, oltre che ottime. Ma io ritengo che quelle specifiche da soccorso in outdoor siano preferibili quando, come nel mio caso, questa è una Salewa, noto marchio di attrezzature da montagna, ma le producono un po' tutti.
quando riportano anche indicazioni che possono essere utili. Questa, per esempio, ci spiega come chiedere aiuto tramite segnali luminosi o, per esempio, anche come comunicare da terra con l'elisoccorso se necessitiamo o meno di essere soccorsi. Per i problemi più complessi e gravi, nel saccoccio anche io tengo il tourniquet e, come ha fatto anche Floriano, per prima cosa mi preme raccomandarvi, se lo prendete, di farvi insegnare a utilizzarlo per bene da persone esperte e formate, perché usato male è davvero molto molto peggio che non averlo con sé. E per finire, l'ultima cosa, lo giuro, porto con me questo prodotto che mi permetto di consigliare vivamente. Questa è una benda israeliana. L'hanno sviluppata i militari per essere usata in azione. Su YouTube trovate quintali di video esplicativi sull'utilizzo e su Amazon ne trovate a bizzeffe di varie marche e misure differenti a prezzi tutti molto interessanti. Non pesano niente, la confezione è sottovuoto e sterile e ti dà anche due indicazioni di utilizzo. E sono fantastiche sia per grandi bendaggi di ferite o escoriazioni molto estese, sia per bloccare un arto contro il corpo o in una steccatura di emergenza. E qui si spiega l'esistenza delle diverse misure, perché se parliamo di mobilizzare un braccio o una gamba, le cose cambiano. Personalmente ho scelto una misura intermedia per arrangiarmi un po' in ogni caso, invece che portarmene dietro più di una di misure diverse. Boh, ragazzi, questo era il mio equipaggiamento. Spero di non avervi annoiato troppo, piuttosto spero di aver dato qualche spunto o buon consiglio. Nel salutarvi tutti ringrazio nuovamente Floriano per questa opportunità e in generale per il suo impegno nel parchetto del Tagliagole. E visto che si tratta di un impegno anche economico, mi sembra giusto sottolineare che ho voluto contribuire anch'io con un'offerta PayPal, perché come avete visto ho presentato oggetti che derivano direttamente dalle sue recensioni e quindi ritengo che oltre a intrattenermi mi abbia fatto risparmiare, guidandomi negli acquisti. Se è capitato anche ad altri di voi, io credo che sia già un motivo sufficiente per dargli una mano. Certo, sarebbe più bello andare tutti sotto casa sua e trascinarlo a bere una birra, ma siamo migliaia, come facciamo? Cioè, il vil denaro in questo caso è una soluzione molto più pratica e che tra l'altro salvaguarda il suo fegato. Pensateci. Ciao a tutti. Eccoci qui ragazzi, come vi avevo preannunciato, video veramente interessante. Grazie mille per averci mostrato i tuoi coltelli del cuore e anche i coltelli e l'equipaggiamento che porti in servizio. E grazie mille anche da parte di tutti i ragazzi per i consigli che hai dato nel video. Soprattutto il finale, che è quello di fare le donazioni al parchetto del Tagliagole. No, scherzo, grazie mille davvero per i consigli. Comunque ragazzi, se volete, visto che vi ha spronato anche il nostro amico, fate una piccola donazione al canale che serve per andare avanti. Se vi collegate da PC, avete il tastino in alto a destra con PayPal, schiacciate il tastino PayPal, mettete una piccola cifra, un euro, 2 euro, un caffè ragazzi, e la mandate senza nessun problema. Se avete lo smartphone, il tastino non lo vedete direttamente, dovete andare su Informazioni Canali e lì avete il link da cliccare per andare a fare la donazione. Ovviamente una piccola donazione fa piacere e consente al canale di andare avanti in maniera autonoma. Grazie mille anche per aver fatto questa piccola sensibilizzazione alle donazioni del canale. Ragazzi, la rubrica I vostri coltelli va sempre avanti. Se per caso leggete in un commento che qualcuno chiede informazioni su un coltello che avete voi e che io ovviamente ragazzi non posso averli tutti e volete fare il video, è veramente una figata. Fate il video, lo facciamo vedere, così aumentiamo la copertura a tutti i coltelli dell'universo mondo, ragazzi. Vediamo veramente tantissimi coltelli, come oggi nella recensione di questo nostro amico. Ragazzi, non faccio altro che ringraziarti ancora. Ringraziare voi che siete stati a sentire me e lui in un video solo, ragazzi, lunghissimo, però molto interessante. Dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!